con lo sguardo rivolto verso un glorioso passato e le ruote puntate dritte verso il futuro. La V-Strom 1050 XT è la dimostrazione che in Suzuki non servono rivoluzioni per migliorare, soprattutto quando si parla di un'ammiraglia tuttofare. E allora mettiamola alla prova nel nostro perché comprarla e perché no. Quanto conta lo stile? La rivendicazione di un primato. Il frontale della nuova V-Strom 1050 XT urla a gran voce alle dirette concorrenti che quell'elemento così stilisticamente rivoluzionario e capace di resistere a oltre 30 anni di evoluzione diventando identificativo anche in altri lidi, legacy Gelandestrasse, è nato ad Hamamatsu dalla matita di Ichiro Miyata. Dopo 3 decadi il designer giapponese ha affilato il temperino per dare al nuovo corso della V-Strom un legame diretto con la gloriosa DRZ, affinando il design del becco e ripensando il gruppo ottico, ora a LED sovrapposti e dal taglio rettangolare. Il cuore del progetto è sempre il V2 di cui parleremo tra poco e anche la ciclistica è la stessa della versione precedente. Forcella a steli rovesciati da 43 mm pluriregolabile e monoammortizzatore con leveraggio progressivo firmati Kayaba che agiscono sulla coppia di cerchi a raggi tubeless da 19 e 17 pollici. Le novità riguardano anche l'ergonomia. Sulla nuova V-Strom infatti debuttano un nuovo manubrio a sezione variabile in alluminio e pedane più ampie e accoglienti. Dettagli che uniti al nuovo disegno della sella, sempre alta 855 mm da terra, ma regolabile 20 mm più in alto, restituiscono una posizione, passatemi il termine, meno seduta di quanto ci si aspetterebbe da una maxi enduro, ma non per questo meno confortevole e soprattutto subito pronta a dare la giusta confidenza su strada. Il risultato? Una triangolazione da 10 e lode per il mio 1,87 m. Com'è la strumentazione? Rinnovata, sì, ma a modo suo. Chi non la conosce si aspetterebbe un TFT luccicante e ultramoderno, e invece no. Sì, perché dietro il muso che richiama le vecchie glorie dakariane di Suzuki c'è uno schermo LCD multifunzione che racchiude tutte le informazioni, dalle mappe motore all'autonomia, passando per ABS, cruise control, odometri e hill hold control. A differenza delle colleghe, la scelta dell'LCD esclude così connettività e navigatore dalla lista delle opzioni selezionabili sul display. Da manuale, invece, il design dei blocchetti al manubrio, semplici e di facile utilizzo. E il motore? Il propulsore da 1037 cm cubi rimane al suo posto, cilindrata invariata ma nuova omologazione Euro 5 e un incremento di cavalleria che non fa mai male. Al contrario di quanto succede spesso, il bicilindrico a V di 90 gradi, raffreddato al liquido con distribuzione a doppio albero a camme in testa, ha saputo adeguarsi alle più recenti norme antinquinamento senza perdere in potenza. Anzi, i cavalli a disposizione diventano 107 a 8500 giri, mentre il picco di coppia perde un'unità, fermandosi, si fa per dire, a 100 Newton per metro, che arrivano però a quota 6000-2000 giri più in alto. Risultati ottenuti grazie al profilo delle camme aggiornato e ai ritocchi alla fasatura, modifiche di sostanza e alla scheda tecnica che rendono la V-Strom ancora più grintosa ai medio-alti, spingendo fino a sfiorare la doppia cifra sul contagiri senza risultare brusca grazie al nuovo acceleratore Ride-by-Wire che permette di selezionare 3 mappe motore abbinate ad altrettanti livelli di intervento del traction control e fa debuttare il cruise control di serie. A completare il quadro, la frizione antisaltellamento che aziona il cambio a 6 marce. Insomma, nonostante gli aggiornamenti, il carattere è pressoché immutato, e non solo quello. Il suono del V2 ha sempre il suo perché, anche quando le omologazioni antinquinamento tendono a strozzare l'ugola d'oro dei nostri protagonisti. E allora, sul volume! È bella da guidare? La sua reputazione la precede ormai da anni e rimane intatta per la 1050 XT. La Suzuki V-Strom, quando si tratta di piacere di guida, è una vera e propria naked vestita da maxi enduro.
Le rassicurazioni in merito non arrivano solo dal bicilindrico a V, che rimane comunque un riferimento per vigore ai medi e per una schiena che non si addice certo ad una viaggiatrice, ma anche da una ciclistica rigorosa e affidabilissima. Il nuovo acceleratore elettronico si sposa infatti alla perfezione con l'unità motrice, smorzando il nervosismo dei 107 cavalli senza nulla togliere alla potenza, ma semplicemente addolcendo l'erogazione anche nelle fasi più concitate di guida. Il picco di coppia spostato 2000 giri più in alto si fa sentire solo quando la lancetta è nella primissima parte del contagiri. Dai 3000 in poi la V-Strom sale repentina verso il suo habitat naturale, i medio-alti, dove sprigiona una cattiveria inaudita per il segmento. Il fiocco poi lo mette un reparto sospensioni che lavora bene su tutte le tipologie di fondo e consente entrate in curva sontuose e precise, con buona pace delle rivali, col 21 pollici all'anteriore. Un buon lavoro di squadra in cui è doveroso citare anche le Bridgestone Battlax Adventure di primo equipaggiamento, dal comportamento ottimo sia su asfalto che nel fuoristrada più leggero. Rimane fedele a se stessa, ma sa cambiare piglio quando le viene richiesto. Le tre mappe motore e altrettanti livelli di intervento del traction control rappresentano infatti il giusto ventaglio di scelta per ogni tipologia di polso. Anche se con una nomenclatura piuttosto anonima e che potrebbe perfino trarre in inganno, le tre modalità del Suzuki Drive Mode Selector restituiscono tipi di erogazione facilmente distinguibili. La C è una vera e propria mano santa quando la pioggia rovina il viaggio o in caso ci si avventuri su una strada bianca senza avere troppa dimestichezza col fuoristrada. La B invece è la più versatile, buona per la città ma anche per le lunghe percorrenze, porta in dote un'accelerazione dolce ma mai indebolita dall'elettronica. Quando però il cursore passa sulla mappa A significa che è tempo di aggredire curve e tornanti in maniera decisa. La risposta del gas è infatti repentina ma mai brusca. I controlli elettronici sono al minimo per lasciare il giusto spazio ai manici più navigati e i 247 kg in ordine di marcia sembrano un vaghissimo ricordo. Un brio che trova il rovescio della medaglia sui consumi. Nella nostra prova tra misto e città, con qualche passaggio sulle strade a scorrimento veloce, non siamo mai riusciti ad andare oltre i 16 km con un litro di verde. Non solo tanto motore e l'ergonomia giusta per macinare chilometri, la Suzuki V-Strom può contare anche su un'abitabilità che invita a viaggiare in due e su una buona protezione aerodinamica affidata a paramani e plexi regolabile in 11 posizioni. Peccato però che per farlo bisogna scendere dalla moto. Un altro limite genetico della V-Strom 1050 XT è nella posizione del motore, che non invoglia al fuoristrada più impegnativo. La luce a terra è sì discreta, ma la posizione del filtro olio e del collettore del cilindro anteriore rendono la moto particolarmente esposta a sassi e gradoni. Non un peccato mortale però, visto che per storie e caratteristiche la nostra protagonista non ha mai nascosto di preferire l'asfalto. È sicura? Il segmento chiama a gran voce contenuti elettronici sempre più evoluti e la V-Strom 1050 XT risponde presente con un pacchetto che non ha nulla da invidiare alle concorrenti. Se la dotazione all'impianto frenante è la stessa del 2017, con la coppia di dischi da 310 mm morsi da pinze radiali Tokiko e l'elemento singolo da 260 mm al posteriore, la novità più importante della nuova V-Strom è nel Suzuki Intelligent Ride System, un pacchetto tecnologico realizzato grazie alla dotazione della piattaforma IMU a 6 assi. Debutta così l'ABS cornering e anche gli assistenti alle partenze in salita, alla frenata in discesa e alla ripartizione della stessa a seconda del carico, che si aggiungono ad un traction control rivisto ed evoluto. Quanto costa? Tanta sostanza, un look inconfondibile e un prezzo che rimane bene impresso nella mente. Sono queste le frecce a disposizione della V-Strom 1050 XT per fare centro sul mercato. Con i suoi 14.590 euro è infatti la più conveniente tra le crossover oltre il litro di cilindrata dell'intero panorama. Il prezzo scende poi a 12.890 euro se si sceglie la V-Strom Standard, che però non ha gran parte del pacchetto elettronico e altri dettagli della XT. Difetti? Alla ricetta perfetta di Suzuki per il nuovo corso della V-Strom mancano un paio di ingredienti, entrambi però abbastanza importanti. Il quick shifter, per esempio, ormai un must anche sulle viaggiatrici di cubatura minore, e un TFT con connettività e navigazione annessa sul ponte di comando.
Dettagli che saltano all'occhio e che nemmeno le finiture pregevoli e il comportamento impeccabile della moto possono mascherare. La consiglieresti? Suzuki prosegue la strada ormai intrapresa da anni per la V-Strom, un percorso che non teme deviazioni e che per il 2020 si arricchisce della ricerca di un passato glorioso senza però banalizzare il tutto in una semplice operazione nostalgica. Certo, nel confronto con le novità del segmento, come le regine BMW R1250 GS e Honda Africa Twin, la nostra strommona paga la minore presenza tecnologica nei reparti ciclistico, meccanico e soprattutto sul ponte di comando. Un dettaglio che però a molti motociclisti non dispiace affatto e che, se unito ad un prezzo d'attacco veramente competitivo, può rappresentare le carte che la nostra V-Strom può giocarsi al tavolo anche contro le preferite dagli italiani.